Buonasera da Samiri, eccomi qui. Allora, mi sono sentita malissimo in questi giorni e debole, mal di pancia. E cioè, è successa una cosa miracolosa, diciamo. Cioè, della serie sono ancora giovane, della serie come a 20 anni. Cioè, non è che ero in quella fase ancora di chiusura di porta, però insomma non era più come prima, direte, qui non si capisce nulla, le donne capiscono, roba di donne. Dunque, oggi è stato veramente un miracolo per me, nel senso che come da ragazza, di dire, ma c'ho 50 anni. Quindi per chi mi dice che sono una vecchia, no, carissimi? E cioè, voglio dire anche un messaggio alle donne della mia età, perché io non è che ne ho 25, non è che ne ho 40, non è che ne ho 45, ne ho 50. E belle, finiti, non 60. È un messaggio che do alle donne, che c'è speranza che un domani vi risvegliate giovani, nel senso che noi donne siamo tutte da scoprire. Magari passano 4 o 5 mesi che, diciamo così, la terra era meno fertile e portava meno frutti e poi tutto a tratto frutti molto abbondanti. Cioè, cose, cioè, volevo dare un messaggio di speranza alle donne. Anche noi donne possiamo fare miracoli. Io penso una cosa, sia dovuta innanzitutto all'alimentazione, non prendo medicinali, ma dirai, ma a volte anche dei certi cinquantenni ancora, sì, ok, è vero, però come a 20? Cioè, le donne capiscano, gli uomini non capiscano nulla, magari c'è la moglie della mia età, perché se l'hanno più giovane non possono capire, c'è la moglie della mia età o più grande, va bene, comunque, insomma, potrei ancora, diciamo così, in fase, ma veramente, veramente strano, cioè, perché pensavo, sì, un pochino, però, vabbè, si andava verso l'autunno. Invece, boh, questa esplosione così va bene. Per dire che comunque, carissimi, non sono ancora vecchia, allora, in modo ufficiale. Va bene, ma perché siccome mi ero sentita malissimo e pensavo a qualcheduno di voi mi aveva lanciato sempre le solite offese. Ok, io in questo momento per me è un miracolo anche perché. Ma non è che era cessato del tutto, ma non così, cioè, ho detto, le donne capiranno, non lo so. E comunque c'è sempre speranza che anche dopo diversi mesi, non lo so, è un miracolo. Bisogna cercare veramente di risentirsi giovani, alimentazione buona, senza medicinali. Io sono anche contro l'elisir di lunga vita, voi fatelo, non lo so se ve la sentite, non ce lo dovrebbero comunque obbligare. Ognuno dovrebbe veramente seguire il suo percorso. Io sto seguendo il mio, mi manca la natura, mi manca, no, veramente, non tanto un uomo. In questo momento mi manca veramente il rapporto con la natura, ma vai in un bosco, andrò alle cascine, però che parli sempre ste cascine. Adesso non posso neanche aprire là perché c'è vento.